Salve ragazzi ed eccoci ad un nuovo video. Anche oggi però non sarà una recensione di un film in uscita, bensì un altro video sulla 37esima edizione del Torino Film Festival che si è concluso proprio qualche giorno fa. Per chi non lo conoscesse, uno dei festival più importanti a livello cinematografico del nostro paese. Ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Bene, questa 37esima edizione del Torino Film Festival si è conclusa il giorno 30 novembre, qualche giorno fa rispetto a quando sto registrando il video e quando uscirà effettivamente su YouTube, con la premiazione e la cerimonia di chiusura e con la proiezione di Knives Out, Cena con Delitto di Rian Johnson, il film di chiusura del festival. In questo video però voglio parlarvi dei 32 film che ho visionato lungo questi 9 giorni di festival. Naturalmente brevemente, rapidissimamente. E poi alla fine vi dirò anche chi sono i vincitori di questa 37esima edizione. Bene, partiamo subito con il primo film del 22 novembre. Il primo film che ho visto è stato un film cileno, Algunas Bestias, diretto da Jorge Riquelme Serrano, il quale ci racconta la storia di queste tre generazioni di una famiglia, quindi i nonni, i genitori e i figli, i quali rimangono però intrappolati, tra virgolette, su un'isola in mezzo all'oceano e che si ritrovano quindi a lottare contro lo stress, la fame ed anche l'isolamento. Un'opera prima che ho trovato poco incisiva, tecnicamente di buon livello, ma con poca sostanza, diciamo. E quindi confermo il voto dato a Caldo, che se mi avete naturalmente seguito su Facebook e Instagram, dove postavo tutti i giorni le foto di cosa andavo a guardare, lì segnavo a Caldo appunto le prime impressioni, il primo voto, e quindi diciamo che qua li confermo, li abbasso, li alzo in base a freddo, diciamo, tra virgolette, se ho cambiato idea o no, e qua confermo naturalmente il 5 su 10. Il secondo film della giornata di 22 novembre, del primo giorno di festival, è stata un'altra anteprima stampa, come il film precedente, ovvero il film francese Le Choc du Futur di Marc Colline, un leggero, un delizioso omaggio alla musica elettronica attraverso la storia di questa ragazza che cerca di farsi strada proprio nel mondo della musica. Un gioiellino, un piccolo gioiellino con una splendida atmosfera vintage ed anche con un buon ritmo, e quindi confermo il 7 su 10. Il terzo film e l'ultimo del primo giorno di festival è stato invece lo statunitense Jojo Rabbit di Taika Waititi, scritto, diretto ed interpretato proprio da Waititi, regista, sceneggiatore e anche produttore e in parte anche attore neozelandese. Siamo nel 1945 e Jojo è un ragazzino che cerca di farsi strada per diventare un giovane nazista, e quindi il suo idolo è Adolf Hitler, di cui il quale ha trasformato anche nel suo amico immaginario, naturalmente in una versione molto caricaturale, interpretata proprio da Waititi. Una meravigliosa commedia, a tratti commedia nera anche, perché parla naturalmente di fatti realmente importanti, il nazismo e non solo, ma anche film di formazione attraverso la storia di questo ragazzino. Voto quindi, naturalmente tutti i voti all'interno del festival, quindi voti che io definisco da festival, e non voto in generale come se fosse un film fruito in sala tranquillamente. Il voto da festival per Jojo Rabbit per me è un 10, il migliore del festival, nonostante non sia in concorso ma nella sezione festa mobile. Naturalmente di questo film arriverà poi la recensione specifica quando uscirà nelle nostre sale, ovvero mi pare intorno al 16 gennaio. Il giorno seguente invece, il secondo giorno di festival, è cominciato con la visione del primo classico, perché in questo festival c'è stata proprio una sezione intitolata Si può fare, dedicata agli horror classici. E il primo che ho visionato è stato Dracula, e nonostante qualche piccolo problema tecnico, perché da programma era stato annunciato il Dracula del 1958 con protagonista Christopher Lee, e invece quando poi mi sono ritrovato in sala è partito un po' in ritardo ed è partita la versione invece quella del 31 con protagonista Bela Lugosi nei panni del conte. E in realtà, nonostante questo piccolo problema tecnico, per me è stata una vera gioia, perché naturalmente preferivo sicuramente vedere il primo vero Dracula, quello proprio interpretato da Bela Lugosi, e quindi ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. Dopo il classico sono passato invece a vedere un film, mi pare, non so se in concorso, comunque all'interno del festival, ma attuale.
Starfish, scritto e diretto da E.T. White, che porta sullo schermo, attraverso le note di Sigur Rós, la storia di una ragazza in lutto per la perdita molto recente della sua migliore amica, che accade proprio nel giorno in cui il mondo come lo conosciamo sta finendo. Uno dei film che mi ha più colpito all'interno dei festival, nonostante non mi pare sia proprio nella sezione Torino 37 in concorso, quindi confermo il voto anche a caldo, 8 su 10. Dopo questo film che ho visto nel pomeriggio, la sera mi sono guardato invece due classici, due super classici, Frankenstein e La moglie di Frankenstein, il primo del 31 mi pare e il secondo del 35, e naturalmente diretti entrambi da James Whale, ed entrambi con Boris Karloff nei panni del mostro. Una giornata dove ho recuperato dei veri e propri capolavori del cinema. Il giorno seguente, invece, il terzo giorno di festival, è cominciata con altri due classici, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, diretto da Victor Fleming e mi pare del 1941, con protagonisti Spencer Tracy e Ingrid Bergman, e anche The Haunting di Robert Wiese, è del 1963. Film che ha dato anche vita, per chi non la conoscesse, alla serie Netflix di grande successo Hill House. Nel pomeriggio invece ho visto un film che mi intrigava molto a livello naturalmente di trama. Sto parlando di Guns Akimbo, che ci racconta la storia di Miles, un nerd che lavora per un'azienda di videogiochi e che passa gran parte del suo tempo sul computer. Ma una sera, ubriaco, comincia a scorrere e a commentare, a scorrere la sezione commenti e a commentare lui stesso, da sbronzo, un gioco, tra virgolette, dove appunto si possono vedere persone che si uccidono realmente. E Miles, appunto da ubriaco, commenta insultando i creatori del programma, di questo gioco, tra tante virgolette. Il problema è che viene rintracciato subito attraverso degli hacker, e quindi i creatori si catapultano a casa sua, lo menano, lo torturano, e la mattina dopo Miles si sveglia con due pistole letteralmente imbullonate, trapiantate nelle mani. Ed anche iscritto nel gioco contro la campionessa in carica. Un film davvero divertentissimo, super splatter, ma anche molto action. E il tutto è portato sullo schermo da Jason Leigh Howden. E per quanto mi ha colpito, confermo il voto di 9 su 10. Mentre la sera del terzo giorno di festival non potevo lasciarmi sfuggire l'anteprima nazionale, mi pare, di The Good Liar, L'inganno perfetto. L'ultimo, il nuovo film di Bill Condon, con protagonisti per la prima volta in coppia sul grande schermo Ian McKellen e Helen Mirren. Roy è un abile truffatore che è deciso a volersi impadronire di tutto il patrimonio della vedova Betty, una donna comunque molto agiata che ha conosciuto attraverso un sito di incontri online. In generale comunque un buon thriller con due attori fenomenali, e per questo ho deciso invece di abbassare leggermente il voto, perché la storia in sé è un po' prevedibile, ci si può arrivare al finale forse troppo presto, e però ha due attori davvero fenomenali che a livello di recitazione, poi visto in lingua originale, è davvero fantastico, e quindi 7 su 10. Il quarto giorno di festival, il 25 novembre per intenderci, è cominciato con la visione di Mrs. White Light, diretto da Paul Solberg, e che ci racconta la storia di Lex, una donna con un dono molto particolare, il saper entrare in perfetta sintonia con le persone oramai in fin di vita, abilità che lei stessa insieme al padre hanno trasformato in un vero e proprio lavoro. Ma Lex, il suo problema è che non riesce a esprimere questa grandissima empatia con il resto del mondo, fino a quando una sua nuova cliente non mette in discussione tutto quello in cui crede. Un film davvero sorprendente, e che sono felice di aver anche votato attraverso il voto del pubblico a questo Torino Film Festival. Naturalmente confermo il voto come 9 su 10, il migliore secondo me tra quelli proprio in concorso nella sezione Torino 37. Dopodiché ho visto altri due classici, e sto parlando di Il fantasma dell'opera del 1925 di Rupert Julien e Il mostro della laguna nera del 1954 diretto da Jake Arnold. Due capolavori che naturalmente non sto qui a raccontarvi di cosa parlano, perché sono dei veri classici, che ho avuto veramente la fortuna di poter vedere sul grande schermo, ed è stata un'emozione davvero fantastica, e probabilmente Il mostro della laguna nera è quello che personalmente mi è piaciuto di più. Infine, la sera di questo quarto giorno di festival, ho deciso di andare a vedere l'anteprima, invece quella aperta comunque al pubblico, di True History of the Kelly Gang, diretto da Justin Kurzel, regista e sceneggiatore
mi pare australiano, che però non è che arrivi al festival con questo film con dei grandissimi filmoni alle spalle. Infatti vi ricorderete tutti naturalmente della rivisitazione di Macbeth con il protagonista Michael Fassbender, che attore che rivediamo anche nella trasposizione cinematografica di Assassin's Creed. Non due film, diciamo, che hanno lasciato molta breccia nel pubblico e nella critica, diciamo. E questa volta dirige l'adattamento, la trasposizione della vera storia di Ned Kelly, una sorta di Jesse James, naturalmente australiano, che ha seminato il panico nel suo paese, scontrandosi spesso e razziando le varie città, scontrandosi spesso con il governo inglese. Ho deciso comunque di abbassare il voto perché tecnicamente è un film davvero molto buono, ci sono delle inquadrature e delle scene molto particolari che hanno un effetto visivo e tecnico davvero di forte impatto, ma anche qui la storia lascia davvero da desiderare. Non riesci ad affezionarti a nessun personaggio. C'è qualche breve cameo di Russell Crowe e Charlie Hunnam, che sono secondo me spettacolari, ma sono i due personaggi che naturalmente molto secondari che ti ricordi di più, a discapito magari anche dello stesso protagonista, che non mi ha colpito fino in fondo, e quindi decido di assegnare un 6 su 10. Il giorno seguente, invece, il quinto giorno di questo TFF, è cominciato con la visione di Dreamland di Bruce MacDonald, regista e sceneggiatore canadese che faceva parte anche della giuria di questo TFF, il quale ha portato in scena la storia di un killer che si intreccia con quella invece di un boss e di un trombettista jazz, un noir che si muove tra ironia e violenza, ma che però anche questo non incide molto. Ed anche di questo mi sono dovuto a freddo, tra virgolette, mi sono dovuto rendere conto che il voto era fin troppo alto. Ho dato un 7 a caldo e penso che in generale sia un film da 6 su 10 all'interno di questo festival. Giorno che però di festival che si è concluso molto rapidamente, perché la sera avevo degli impegni, con la seconda visione, quindi un giorno davvero di magra perché ho visto solo due film quel giorno, e il secondo è stato Tommaso, uno dei nuovi film, perché in concorso ce n'era anche un altro, di Abel Ferrara, un film autobiografico dove, proprio a detta del regista, possiamo trovare un riflesso della vera vita del regista, di Abel Ferrara, interpretato per l'occasione da William Defoe. Curioso poi che appunto i personaggi, la moglie e la bambina, nel film siano la stessa moglie e figlia del regista newyorkese. Un gioiellino che mi ha particolarmente colpito nel profondo perché è girato proprio nella zona dove si trova la scuola di cinema che ho frequentato, Sentieri Selvaggi, e quindi ho rivisto proprio la zona dove ho passato un intero anno della mia vita a Roma. Ed è stato molto emozionante. Confermo quindi il 7 su 10. Il sesto giorno del TFF è cominciato invece con la visione di Pink Wall, l'esordio dietro la macchina da presa di Tom Cullen, il quale ci porta in scena la storia d'amore, la relazione tra Jenna e Leon, attraverso la visione di 6 momenti della loro relazione, da quando si conobbero la prima volta fino alle prime incomprensioni. Un film che ho trovato davvero di una sensibilità incredibile e di cui confermo quindi l'8 su 10. Mentre il secondo film di questo sesto giorno è stato invece Raff di Harry Chepkna, che racconta in maniera molto semplice la vita ordinaria di Raff, di questa giovane ragazza canadese che vive in un seminterrato di Vancouver. Il problema di questa storia è che è veramente fin troppo banale, non riesce a trasmettere niente, secondo me, al pubblico, se non appunto a descrivere la storia di questa ragazza. E quindi anche questo, tecnicamente, molto buono, ma che non riesce a dire nulla. Confermo quindi il 5 su 10. Dopodiché ho visto, curiosamente, un altro film in concorso denominato Dreamland, proprio come il film di Bruce MacDonald, ma questa volta a dirigerlo è Miles Joris Peyrefitt, che porta in scena invece la vera storia, un biopic sulla storia di Alison Wells, una fuorilegge che rapinava le banche, ed interpretata da una sorprendente Margot Robbie. In generale una storia d'amore e di fuga in un Texas impastato di polvere e miseria. Anche qui confermo il mio voto di 7 su 10. Infine, il quarto film della giornata, quello della sera, è stato invece Spider in the Web, preceduto da un breve saluto
proprio del regista israeliano Erin Reclus, che secondo me dirige un buon film di spionaggio con protagonisti Ben Kingsley e la nostra Monica Bellucci. Il primo un veterano del Mossad e la seconda in versione femme fatale. Voto 7 su 10. Il settimo giorno di festival è cominciato invece con un'altra anteprima stampa. Sì, io avevo naturalmente il cartellino che non ho qua dietro con me, della stampa attraverso appunto il canale YouTube, e quindi alcuni film li ho visti, il classico dove c'erano appunto le anteprime stampa, altri film invece tra Reposi e Massimo dove c'erano quelle anche aperte al pubblico. E questa anteprima stampa era di Dilda Ben-Paul, un film russo diretto da Kantemir Balagov, che ci racconta la storia di Hia, un'infermiera che lavora in un ospedale di reduci di guerra nel 1945 a Leningrado. Un dramma davvero molto potente tecnicamente ed anche narrativamente spettacolare. Confermo quindi l'8 su 10 ed anche questo fa parte dei migliori in concorso proprio nella sezione Torino 37. Il secondo film del giorno invece è stato un altro classico del cinema horror, e sto parlando di The Devil Doll del 1936, diretto da Todd Browning, per chi non lo conoscesse, anche il regista di Freaks, un altro dei classici horror che però non era sempre questo presente al festival, ma che avendo appunto il DVD mi ero già visto proprio qualche giorno prima di che cominciasse questo TFF. Ed è uno dei classici più bizzarri che abbia visto all'interno di questa sezione, di questa rassegna, ed è anche uno di quelli che mi ha sorpreso di più. Poi sono tornato ai film in concorso, un'altra anteprima stampa intitolata Frances Ferguson, dove Bob Byton ci porta in scena la storia di un insegnante, di una supplente, di un'insegnante precaria, che finisce, diciamo, nei casini perché decide di portarsi a letto uno dei suoi studenti. Solo che nella piccola cittadina è difficile mantenere questo segreto, viene scoperta, arrestata e mandata in prigione. Quindi noi vediamo poi tutta questa fase, la fase poi di riabilitazione, ma nulla d'altro, diciamo che non c'è una vera e propria azione. E quindi anche questo, tecnicamente buono, l'inserimento del narratore che funge un po' da comic relief perché fa abbastanza ridere, non riesce però a dare una vera e propria impronta al film, che quindi, diciamo, mi sento di abbassare il voto da 6 a 5. Successivamente, proprio dopo Frances Ferguson, sono ritornato sempre al classico, a un'altra anteprima stampa dove mi hanno regalato anche una splendida maglietta che però non ho qui con me, e sto parlando di Queen e Slim di Melina Metsoukas, la quale ci racconta la storia di un commesso e di un'avvocatessa, due giovani afroamericani che si incontrano attraverso un sito online e si ritrovano appunto a questo primo appuntamento, che però non avrebbe avuto molto seguito se non fosse che mentre il ragazzo sta portando a casa la ragazza vengono fermati da un poliziotto e da lì in avanti si ritrovano invischiati in una situazione che li porta a dover scappare dalla legge attraverso gli Stati Uniti d'America. Un vero e proprio road movie. Non si ferma solo al mostrarci questa storia d'amore e questa fuga, ma proprio a un viaggio parlandoci dell'America di oggi, di come siano ancora presenti quelle questioni razziali che ancora insorgono negli Stati Uniti. Confermo quindi, uno dei più sorprendenti film che ho visto, il 9 su 10. Il penultimo giorno di festival, l'ottavo giorno di festival, ero già molto stanco per le tantissime visioni precedenti, è partito però con il botto perché ho visto in anteprima il film di chiusura, anteprima per la stampa. Sto parlando di Knives Out, Cena con delitto. Questo film in perfetto stile giallo, ispirato anche ai romanzi di Agatha Christie, scritto e diretto da Rian Johnson, che per chi non lo conoscesse è il regista di Episodio 7 di Star Wars, il quale riesce a portare in scena una fantastica storia di un detective alle prese con l'apparente suicidio di un patriarca e di una grande famiglia, che aveva appunto realizzato questa festa per l'85esimo compleanno di questo patriarca interpretato da Christopher Plummer per l'occasione, che appunto sembra essersi suicidato, ma potrebbe anche non essere. Film fantastico, spettacolare, confermo il 9 su 10, e naturalmente anche di questo arriverà a brevissimo, penso entro domenica, la recensione più specifica del film. Successivamente, durante la mattinata e il primo pomeriggio, ho visto altri due classici, ma non gli ultimi di questa rassegna. Sto parlando infatti di Revenge of Frankenstein, un film del 1958 diretto da Terence Fisher, e The Body Snatcher, La Iena in italiano, diretto da Robert Wiese e del 1945. Altri due classici che mi sono piaciuti, e naturalmente sono tutti dei capolavori, e che ho avuto appunto anche qua il privilegio di poter vedere sul grande schermo. L'ultimo film di questo penultimo giorno di festival è stato invece un film particolarissimo, di cui farò molta fatica a spiegarvi in breve la trama, ma sto parlando di Greener Grass, un film diretto
ed interpretato da Jocelyn De Boer e Dawn Loeb, che sono, oltre ad essere appunto le registe, sono anche le due protagoniste di questo particolarissimo film, che ci racconta appunto la storia di queste due amiche che vivono in questo mondo, in questa cittadina plastificata e idilliaca, dove accadono le cose più, una più assurda dell'altra. Per farvi capire un po' quello che ho in mente, un mix tra il cinema di David Lynch e di Wes Anderson, naturalmente senza toccare quei livelli lì, ma un divertente mix tra questi due cinema, con un pizzico di Tim Burton, e quindi un film decisamente folle di cui confermo il 9 su 10. Infine, l'ultimo giorno di festival, il nono giorno di festival, ho deciso di lasciare tre classici e ho visto infatti La maschera del demonio e Operazione paura di Mario Bava e Toby Dammit di Federico Fellini. Questo è un medio metraggio, diciamo, perché è un episodio di 43 minuti facente parte di un film a episodi, da tre episodi, intitolato Tre passi nel delirio. E quindi con questo ho chiuso i 32 film che ho visionato all'interno di questa 37esima edizione di Festival, del Torino Film Festival. 32 su i 36 di obiettivo che avevo prefissato all'inizio, diciamo prima di vedere quante forze psicofisiche e anche mentali che mi potessero dare la forza per vedere tutti questi film in sala. Il massimo che sono riuscito a vedere in un giorno solo è stato 4, il minimo 2, però vi assicuro che è stata una vera impresa. Mentre questi sono invece i vincitori, almeno delle categorie principali, perché ha tantissime sottocategorie, premi collaterali, che naturalmente mi dilungherei troppo per raccontarveli tutti, per citarveli tutti, e quindi mi limito a dirvi chi sono i vincitori in generale. Premi assegnati dalla giuria del festival, e il premio a miglior film è andato a White Day di Ilnur Palmason, film che sfortunatamente invece non sono riuscito ad incastrare nel mio programma. Il premio alla migliore attrice è andato invece a Ex Equo, alle due protagoniste di Dilda Ben Paul, film russo che invece questo ho visto e che spero arrivi nelle nostre sale, perché vi consiglio naturalmente di visionarlo. Il premio invece per il miglior attore è andato anche questo Ex Equo, Giuseppe Battistone e Stefano Fresi per Il Grande Passo, film che non sono riuscito a vedere, naturalmente lo saprete perché se siete arrivati fin qui avete visto che cosa ho visionato all'interno di questo festival. La miglior sceneggiatura è andata invece a What Season di Anthony Chen, mentre, e qua sono molto felice di questo, il premio del pubblico è andato proprio a Mrs. White Light, film che ho votato anch'io e che sono contento abbia vinto, perché secondo me è uno dei migliori nella sezione Torino 37, proprio quelli in concorso. Insomma, una 37esima edizione di questo Torino Film Festival ricca di sorprese e che, come ogni anno, mi sorprende con grandissimi film, altri ma naturalmente un po' più deludenti, tanto cinema indipendente, anteprime invece anche di film che spero che abbiano una grande distribuzione anche qui nel nostro paese, e quindi che ringrazio anche chi mi ha concesso l'accredito staff, perché ho potuto vedere magari molti film che invece sfortunatamente non arriveranno qui, perché ho visto comunque tutti i film, quelli che mi sono piaciuti di più, quelli che mi sono piaciuti di meno, ma tutti di grandissimo livello tecnico. Detto questo, posso concludere ricordandovi che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like e condividerlo sui vostri vari social. Inoltre non mi trovate solamente qua su YouTube, ma anche su Facebook, Twitter, Instagram, di cui trovate i nomi qui in alto, tutti i link qua sotto in descrizione. Sempre qua sotto in descrizione trovate l'elenco dei vincitori e anche tutti i link dei trailer dei film citati all'interno di questo video, se ci sono, perché alcuni non esistono neanche ancora i trailer, i poster o le immagini. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi subito. Spero che questa non vi abbia dato troppo fastidio e fatto troppo riflesso sugli occhiali, lo pubblicherò lo stesso, e noi ci vediamo al prossimo video, che sarà sicuramente la recensione di Knives Out, Cena con delitto di Ryan Johnson. Ciao!